Hey, vai! Sto fissando quella pesca, yeah. Lei si gira, ma che topa è? Che topa è? Sorseggiando della fresca. Te li ho portati. Ma una, cosa? Una è succato gli occhi. Vabbè, ho capito. E ti ricordi che li vendevano le giostre questi? È vero. Alle giostre. Ma come si fa? Devo prendere il coltello? No, lo, con i dentini lo. Ti ricordi? Con i dentini. Ah, figlio di puttana. E sono anche anatomici, che sai che io magari per le cure che sto facendo. Mi sono rotto i denti. Manca. E anche quando ho scritto. Ma come hai fatto? Ma sei ritardato. Presidente. Gusto cola, minchia, non si brinda mai, oh. Brinda. Cioè, è possibile, è diventato più chimico col tempo. Non sa di Coca-Cola, sa di tè sgasato, sì. E allora, da piccolo avevi la botta di zuccheri, dicevi buona, 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 metabolismo accelerato. Adesso sa solo di metabolismo, posso assicurare. Vabbè, cominciamo. Comunque nell'intro avete visto gli M, è uscita 2 giorni fa su Arcade Army, potete andare a vedere. Allora, scade nel 2061. Bello. Il cibo quello sano. Sei pronto? Sì. Dai. Adesso filma, fate il comi, fate il suggerimento del comi, fai il comi, fai il che, fai il comi, fai te, fallo tu, fallo tu, disiscriviti, fallo tu, fai tu la reaction, me la mandi e la monto. E io ciuccio. Buono, buono, buono. Acqua calda e limone featuring Ernia. Sì, che dopo sta merda almeno sgrassa. Sgrassa col limone. Io sono curiosissimo perché il pezzo, oh, ma no, il pezzo lo conosco insieme. Questo fa parte del nuovo EP che è molto bello, che si chiama Ossigeno. Pensavo Claudio, Claudio l'EP. Sì. Namaste. Questo è uno dei pezzi che sta più sul, che stizzicchia al boom bap, meno trappona. Non credo capiremo, comunque andiamo a sentire. Acqua calda, limone, featuring Ernia, Arcomi, vai. Sì. Il tuo mistero ti sveglia nella sete del mondo. No. Ora vado dove non ti penso. Più nasale, più nervoso. Okay. Giusterò la macchina facendo la ballerina. All'occorrenza acqua calda e limone. Concerto col tuo nuovo bello risetto. Risetto. Ho dormito sul a me mi rega le gambe, le corde tra le tue coordinate. Ah, esatto, pensavo facesse finta di suonare il piano. Meno male. Sto che l'appoggiato. Meno male. La crescita musicale della trap con foto di strada. No, no. Senti con la moquette? Ah! Aspetto anche il pallone. Quello è il suo salotto, in realtà. Un tocchiano. Motto. Topolini che si addormenta nella bambaccia. Topolini proprio schifo, eh? Topolini. Mi pare come se fosse in piazza nel senso di urlare. No, no, non fare la tamarra. Di lo schiaffo. Ok. Molto fine il video, ragazzi. Sì. Ma non dispiace. Sì, che piace. In tutta la canzone non c'è rullante la canzone. Basta! Sì, no, ma il video è molto molto figo. Il video è bello. Abbiamo pagato, facciamo più riprese in questa facciamo casa. Più riprese nel video, sì. La casa era quella dei genitori materni di Ernia. Sì, sì, Doggi, sì, di sì, che comunque gliel'hanno affittata. Cioè ha detto, papà, posso usare la casa? Se c'è il comi devi pagare, eh. Certo, quello, ma, quello. Ma perché, papà? Perché io non capisco un cazzo di quando parla. Ah, così dice. Bello che nel ritornello Ercomi mette le mani avanti per quando è sfiatato ai live. In realtà è molto bravo sul disco Ercomi, quindi comprati il disco. Tireo, no, devo cercare a caldo e limone, voglio vedere un attimo di capire la concettualità del pezzo, di che cazzo parla, no, se c'è veramente indie, tutto indie così. Non è concettuale il cazzo. Pezzo di indie, pezzo di indie, pezzo di Ernia, secondo me invece ha concettualità, è quello che vuole allora, dire. Allora ti spiego, vai, è indie, pezzo di Arcomio non vuol dire un cazzo, è pezzo di Ernia, serve a scopare, è indie. Non è adesso legge, ma poi vedrai che mi darai senza voce, ma un pezzo nuovo, all'occorrenza acqua calda e limone, per il fatto della voce che non c'ha. Detective fado. Urlavo tanto anche a scuola, alla prossima fuori, con la bidella ci fumavo in cortile. Al concerto col tuo nuovo bello, lo hai costretto a quel sorrisetto. Non ha un senso, cioè non ha un senso logico, sono frasi a caso, sta parlando lì di un live, secondo me. Sta cosa dell'urlare. Urlavo tanto anche a scuola, infatti, che okay, urlando nel live ha fatto poi l'associazione alla bidella. Sì, no, che ci fumavo in cortile, poi anche se mi mandava fuori la prof, poi fumavo in cortile con la bidella. Sti cazzi. Al concerto dove io volo col tuo nuovo bello, ok, ha senso, lo hai costretto con quel sorrisetto. O dorme sul divano, che è un tappeto rosso per i tuoi, forse della serie. Io dormo sul divano e per i tuoi devo già anche dire grazie che dormo sul divano. O per, o per i tuoi, forse, è proprio l'idea di forse, ma non per i tuoi genitori, forse. No, 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 scusa, perché le virgole, queste. Allora, ho un ritornello. Per i tuoi, forse, non va la virgola.
E per i tuoi fan? Per i tuoi, forse. Per i tuoi follower. Ho un ritornello che fa di te ciò che vorrei. Insomma, ammesso mi regga le gambe. Le corde vocali fanno l'amore. Cerco l'equilibrio in un fio di voce. Sei coca, ma sei scesa per niente. Come il mio tono di voce quando mi sento di merda. Sei marijuana e mi dai la testa. Sei l'asse terrestre. Ho le tue coordinate con me, ma la terra è piatta. Non è solo una metafora. Una concezione mentale di quel momento. Come io quando non ho la voce prima dei live e gira tutto intorno a quello. Sì, beh, perché è capitato, sti cazzi. Non mi stai prima di un live, non mi parlare come fossimo in piazza, mi serve aria. Bello, non mi parlare come ti dicevo anche prima, sì, ma sì, molto sì, bello. In una stanza al primo piano, sai, succede che un pallone sgonfio batta il tempo sulla parete. Bello. Cosa sei diventato? Uno scrittore. Beh, ormai ci ha abituato a questa new, roba. Così, epoch. Pokémon. Volevo dire Nintendo Pokémon. Volevo dire belle poc. Romantico. New Wave mi è uscito poc. Meglio così, Pokemon. Barlo meglio così. Poi, di me, i tag sono di bimbi urlanti che usano come porte le sedie. Okay. Qui ha fatto questa bellissima fotografia di una casa di proletaria, sì, dove si gioca in casa con un pallone sgonfio, le porte come sedie. Che poco gli appartiene. Che ben poco ha a che vedere col suo alto lignaggio. Allora, sotto un sole che invita la bocca a dire ho solo sete. Vabbè, è diventato poeta. Le vecchie alle finestre testimoniano il paese. Madonna, oh, bella l'immagine, bravo figlio della merda. Aspettano che il pallone finisca dove non deve per rompere il cazzo. Sì. Con la pelle come terra bruciata, piena di crepe, le tavole fecchie. I bimbi tirano loro le pallonate a proprie spese. Sì, vabbè, ma è uno storytelling sui bambini che giocano a pallone, certo. Vabbè. Questa voce non mi esce. O almeno anche io sto cercando almeno di esprimermi. Nessuno mi capisce e mi rincresce. Appesi in mezzo al mare come esche. A caso. Frase. Il tuo commento buca il mio pallone in belle giornate. Puoi uscire un attimo dalla cosa del pallone? Basta. Cioè... no, è fighissimo perché ha ripreso quello che diceva prima, quel pallone. Sì, ma è una canzone sul ragazzo. Io sono. È cosa? Non lo so, Vorrei urlare per bruciare come acquaragia, ecco. Per trafiggere quei topolini che si addormentano nella bambagia. È la parola più brutta che poteva mettere. Perché vuoi trafiggere dei topolini con l'acquaragia? Sei un sadico di merda. Mentre si addormentano nella bambagia, mentre si addormentano l'acquaragia, topi di merda. Così, Ernia è un po' un sadico. E vabbè, Ernia è sadico. Non uscite da sole con Ernia, sempre in gruppo, ragazze. Sempre in gruppo e dite dove andate prima di uscire di casa. Lasciate un recapito, dite dove andate, dite siete con Erna, fate anche delle storie prima. Per squarciare sto sereno, perché le cose serene le deve squarciare. Ma non esco per davvero. No. Eppure Cristo ha detto le ultime parole, io forse nemmeno. Lui è più di Cristo. Comunque non, Cristo è mainstream per Ernia. Cristo è troppo mainstream. Non si mette comunque a confronto. E comunque di Cristo non si mette a recitare nei video di Jaime. Te la butto lì. Una bella recitazione. Sì, molto bella. No, anche di Cristo. Sto morendo. Aspetta, vediamo se riesco a mettere qua il fotogramma di. No, proprio un pezzettino. Proprio da recitare. Ai Sopranos dai, dei noi altri. Metto questo pezzo qua. Vai. Adesso vai a prendere la cassetta da lustrascarpa. Brutto fenocchio d'un cane bastardo. Vieni, che cazzo? Vieni. E cornutazzo, te la sei comprata la carriera non che ci hai sono fatto. Problemi, Tommy. Lascia, vieni. Te mettiamolo qui. Vieni. Brutto bastardo. Ecco. Bellissimo. Io che cosa vi bellissimo devo dire? Bellissimo. Io più che bruciarvi topi con l'acquaraggia, non so. Raga, più che trafiggervi il cane con degli spilloni per venire a casa vostra, torpiate il gatto, non so come fa. Soffoco con madonna così. Faccio un piccolo appunto sul disco perché l'ho sentito, ma tutto non lo faremo. Sì, di Arcomio di Erna. Il disco è molto bello, l'unica che non mi piace è quella che ha fatto in featuring con il ragazzo brasiliano. Quindi andatevelo ad ascoltare per pulirvi un attimo le orecchie dalla pochezza musicale mamma che c'è mia in giro. Sì, vero. Ecco, questo è come andare a bere. È quello, questo è quello che è, se cerne da come si dice, Ernia, no? Se cerne, allora. Ha uno stanzino nella villa dei suoi genitori materni, d'oggi di Venezia. Sì. È foderato di di plastica, di teli di plastica, okay, no? Perché lui poi lascia appese le ragazze a tumefarsi. Al contrario. Sì, no, e poi i succhi della tumefazione sono poi raccolti da qua. Perché poi gli piacciono anche i cadaveri. Perché dice... Questa mi sa di Paola. Sì, ci vuole... Qua invece ci vuole un po' più di Lucrezia, però. Boh, oltre che a serviziare le tue ragazze e dar fuoco agli animali innocenti con la trielina, sui trap non dovrebbe esserci certa gente. Lo voglio. Vabbè, più avanti. Questo è Arcomio, non ce ne fa. No, forse non è il primo di Sintrap. Non mi ricordo, mi sa che l'ha messo anche il secondo. No. Ci giro di me troppo mainstream, poi esattamente. È un po' come Gesù. E niente, non lo trovo. C'è Gesto, la gang. C'è Arturo Sobrio. Allora, fa vedere un attimo.
No, è nel secondo, questo vabbè, è il primo. L'abbiamo trovato Ernia. Quindi... Però c'è come gatte, guarda, piuttosto lo posso anche usarla per sbroffare. Si mangia la testa uno. Si mangia la testa a comagosa. La... Come gatta che mangia la testa a comagosa? Eh sì, a comagosa. Vabbè, ma fate le cose tra di voi. Caccia che si morde la coda. Ragazzi, buona giornata, vi salutiamo, andatevi ad ascoltare i dischi. È uscito il pezzo di Yem, andatevela a vedere su Archidarmi. Trovate appunto la roba nuova, se vi piace condividetelo, vi vogliamo bene, andatevela a fanculo. Ciao.